Buonasera e benvenuti a un nuovo video Pulis Film Outdoor, il canale YouTube dello youtuber più pigro del mondo che fa un video ogni 6 mesi. Ora io mi scuso per questa cosa, però purtroppo ultimamente sono stato un po' impegnato e niente che vi devo dire, anche solo per riattivare un pochino il canale ho deciso di fare un piccolo video appunto dove presento uno zaino che utilizzo in escursioni prettamente boschive. Ora, questo zaino qua, a parte la vocazione un po' boschiva, ha una vocazione, una concezione un po' essenzialista. Più che lo zaino volevo farvi vedere il pouch, che appunto è questo qua, questo pouch della Tasmanian Tiger. Più che tanto lo zaino nel suo complesso, volevo far vedere il pouch con il suo contenuto, perché ha una concezione un po' essenzialista. Cioè l'idea è quella di avere una serie di strumenti pochissimi, essenziali, di media qualità, insomma, a differenza, un po' in contrasto con la concezione dello zaino un pochino più, se vogliamo, nella concezione dell'EDC, del kit, quello che ora si chiama spesso EDC, prima si chiamava più kit di sopravvivenza, ma non fa più tanto tendenza a chiamarlo così. Concezione maggioritaria è quella di avere tanti piccoli ninnoli, tantissimi oggetti che spesso non utilizziamo, ma questo è ovvio perché chiunque faccia un kit di sopravvivenza lo fa nell'ipotesi, nella speranza di non utilizzarlo mai, questo è chiaro. Però diciamo, questo è un tipo di concezione. Un'altra concezione, in un posti magari un po' più conosciuti, nel bosco, fuori sentiero, cose così, una concezione quasi più si avvicina al bushcraft, ma io non faccio tanto bushcraft. Però è una concezione un po' più minimalista, un po' più essenzialista, che è quella che ho voluto sviluppare con questo zaino. Allora, innanzitutto uno zaino, anche quello di ispirazione, quasi militare, anche se è abbastanza economico, è molto economico, però è fatto con materiali un pochino più resistenti e con degli agganci di tipo molle o molli. Quello zaino è una Hunt VP, una marca che si trova facilmente su Amazon a prezzi veramente bassi, non di eccellente qualità, ma fa il suo lavoro. Lo zaino è un 12 litri, questo perché volevo avere un ingombro il meno possibile sulla schiena per un discorso di areazione e uno sviluppo un po' più verticale che sia lontano dalla schiena, questo per un discorso di agilità, poi insomma alla fine non è che serva una grande agilità, però insomma diciamo la concezione è quella lì. Quindi lo zainetto piccolo 12 litri dove teniamo i vari ed eventuali, quindi K-Way, bottiglia d'acqua, barrette, qualcosa, pastine, qualcosa da mangiare durante l'escursione, macchina fotografica, cappellino, cioè le cose proprio, repellente per insetti, sono le cose che metteremo in ogni caso. E poi separato questo pouch che è la cosa che voglio mostrarvi, con un piccolo numero di elementi molto selezionato, il più possibile essenziale. Ecco, insomma, fondamentalmente il discorso è questo qua. Elementi, gli essenziali, proprio si potrebbe dire, se fosse un cocktail, si potrebbe dire sono gli, se fossero cocktail, si potrebbe dire sono gli unforgettables, ok? Quelli assolutamente irrinunciabili. E quindi, vediamo intanto un attimo il pouch. Il pouch è un pouch della Tasmanian Tiger, di medie dimensioni, ci sono pouch più piccoli, pouch o tasca con agganci molle per il cinturone, insomma chiamatelo come volete. Questo è abbastanza di qualità, in cordura, non ricordo quanti denari però. Siamo sui 17 fuori tutto per quanto riguarda la larghezza, ovviamente è un oggetto di tessuto, quindi la larghezza cambia a seconda più o meno del contenuto, ma come ordine di grandezza siamo su quella grandezza lì. Lunghezza 22 cm fuori tutto, anche in questo caso. Profondità circa, con tutta la roba che c'è dentro,
circa 8 centimetri, un po' meno, 7 centimetri, diciamo, fuori tutto anche in questo caso. Tre taschine, una taschina dietro, sul retro, dove teniamo, dove potremmo tenere le cose più importanti, però in questo caso l'ho utilizzato per una cosa abbastanza sostituibile, diciamo così. Taschina frontale e grossa tasca interna con elastici per tenere il contenuto, che non sballottoli qua e là, retina e tutto. Adesso li vediamo. Quindi 9 elementi selezionati più possibili, semplici, di basso costo, l'essenziale di quello che serve per fare un'escursione nel bosco e avere proprio necessario, davvero il minimo indispensabile. Allora, sacchetto, primo elemento, sacchetto Ziploc è una cosa talmente comoda nell'outdoor perché siamo partiti per fare una cosa e poi troviamo un miliardo di more. Freghiamo due fili da un albero in una zona dove credo, cioè, insomma, non succeda niente se si portano via. Ora muoio, si fa per scherzare. Comunque, insomma, questo è un elemento anche solo in caso di necessità per portarsi dietro un po' d'acqua, beh, insomma, o per metterci il borsellino per proteggerlo dall'acqua nel caso non siano sufficienti altri accorgimenti. Insomma, questa è una cosa che chiaramente può essere sempre utile. Un sacchetto, una borsa, per me nello zaino ci devono stare sempre. Anche proprio per l'utilizzo proprio basilare, quello di proteggere dall'acqua altri oggetti più importanti, altre cose più importanti. Poi, allora abbiamo segaccio a serramanico. Questo non ha bisogno di spiegazioni perché viene utilizzato. Legaccio a serramanico, taglia veramente come il burro. Segaccio da legno per fare la legna, per tagliare legni di una certa misura se vogliamo fare un semplice bastone. Per lavorare nel bosco, segaccio, ascia, pennato, insomma, però chiaramente il pennato ha un altro peso. Sono chiaramente sempre oggetti che ti permettono di lavorare nel bosco, di avere il controllo se tu vuoi. Poi, torcia, semplice torcia a LED. Ah, i LED hanno rivoluzionato questo tipo di torce, quindi pochissime batterie, pesa pochissimo, una bella luminosità, non so quanto si riesce a vedere, sono insomma, alluminio. Molto molto economica, leggera, questa è più che sufficiente per illuminare in caso rimanessimo fuori troppo tempo, quindi in caso rimanessimo oltre il tramonto, illuminare un attimo il sentiero, riuscire a vedere i segni del CAI, riuscire a orientarsi un attimino, questo fa veramente la differenza, ok? Poi, classica esca, banalissima esca con cotone impregnato di olio di vasellina. Questa è una delle esche più classiche, però funziona bene, un motivo c'è se è così popolare. Anche in condizioni di umidità prende bene, fa una fiamma molto viva, molto calda, si accende con estrema facilità con acciarino, accendino, tutto quello che riesce a fare una scintilla. Quindi, insomma, questa è un classico. Boccettina che l'ho scelta apposta per utilizzarla per questa funzione. È una boccettina di integratore multivitaminico, trovato tra la roba di questo tipo, quindi barrette, robosi, in un supermercato. L'ho scelta proprio per questa cosa qui, chiaramente perché ha un tappo che sigilla in maniera, insomma, sigilla molto bene. E è piccola, della dimensione secondo me giusta, che appena meno poi te lo utilizzo una volta sola, poi lo si lo può utilizzare 2 o 3 volte, appena di più diventa ingombrante, insomma, mi sembra la dimensione abbastanza giusta. Quindi esca, ho anche scritto esca, potevo anche evitare di scriverlo. Poi, oh, Mustave, che coltellino classico da setamanico per eccellenza, a meno che uno non abbia, diciamo, voglia andare a cercare tra le cose un pochino più raffinate. L'Opinel costa pochissimo, pesa pochissimo, taglia molto bene, si affila bene, quindi questo è, insomma, il classico coltellino. Questo, insomma, non ha bisogno di presentazioni, il classico coltellino lo utilizzo per lavorare un legno, per tagliare un ramo, insomma,
cose più per tagliare il prosciutto, per e tagliare il pane, insomma, il coltellino a seta manio che lo fa sempre comodo. Poi, pacchetto di fazzoletti, fazzoletti anche solo per pulirsi le mani dopo che ci siamo sporcati, insomma, ci siamo unte a mangiare o prima, insomma, vabbè, pacchetto di fazzoletti che solo per soffiarsi il naso, fa sempre comodo averlo. E poi magari uno se ne scorda di portarlo, almeno lì è una garanzia. Poi, nel caso remoto, perché insomma uno deve essere molto distratto, però insomma, in caso uno parte già con il cellulare quasi scarico, durante l'escursione si scarica, è in un bosco in mezzo, insomma fuori pista, fuori sentiero, non si orienta più un granché perché è una zona piena di valli, di saliscendi, un minimo di orientamento fa sempre, è sempre importante averlo, quindi una piccola bussolina magnetica, basilare proprio, anche questo è un elemento da avere. Poi vediamo gli ultimi due elementi, siamo alla fine. Un piccolo kit di medico, diciamo così perché è proprio essenziale a dei livelli imbarazzanti, però insomma quello che serve fondamentalmente sempre ad avere nel bosco in ogni situazione, senza medicinali, senza forbici, roba particolare, insomma, è sicuramente un paio di cerotti, sicuramente una salvietta impregnata di disinfettante, in questo caso è alcol, sicuramente una garza stevia, quindi ci tagliamo, classico pruno, classica spina nel bosco. Cominciamo a sanguinare anche solo per evitare di sporcare i vestiti di sangue, insomma, sicuramente un paio di cerotti, qui abbiamo anche una garza sterile e un minimo di nastro, diciamo, per fare una piccolissima fasciatura, insomma, già quello può aiutare, insomma, a dare una prima pulita, anche solo prima disinfezione del taglio. E poi c'è la lesca, c'è chiaramente anche il più classico dei Fire Steel, quindi bastoncino tipo acciarino, light my fire, un piccolo ma fa una bella fiamma calda per accendere l'esca, oppure trovando un'esca in natura, anche se chiaramente è un pochino più complicato, però insomma questo è proprio, secondo me, è proprio l'essenziale. 9 elementi. Meno di così si può sicuramente fare, di più sicuramente può essere un'idea, poi ci sarà quello, 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 quello. Io vi ringrazio se mi darete poi dei consigli su cosa aggiungere, saranno tutti sicuramente validi. Ho dei kit per escursioni un cavellino più impegnative, molto più forniti, però questa diciamo era la concezione che io avevo in mente per un tipo di escursione boschiva. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Io ho fatto sempre pieno di buoni propositi, quindi sicuramente il prossimo video non sarà fra 6 mesi, ma magari fra 5, non lo so. Spero ci rivedremo invece a presto. Ragazzi, io vi ringrazio, lo youtuber più pigro del mondo, io sono Marco. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.